Buon sabato pomeriggio dalla TG2000, edizione flash del nostro telegiornale. Ecco a questo momento i fatti più importanti del giorno. Il giorno dopo la decisione storica negli Stati Uniti che ha cancellato la sentenza che da 50 anni ha permesso la pratica della interruzione di gravidanza nel paese. In Alabama, Texas e altri stati molti centri hanno cominciato a chiudere. Ora i singoli stati sono liberi di applicare le loro leggi in materia. Il Missouri ha già firmato la legge che vieta l'aborto, tranne che per emergenze sanitarie. Ucraina, Kiev denuncia dalla Bielorussia lanciati missili su Kharkiv. Dopo il ritiro dei soldati ucraini da Severodonetsk, le forze di Mosca bloccano la città gemella di Lysychansk. Incontro a San Pietroburgo tra Putin e l'alleato Lukashenko per rafforzare l'alleanza tra il Cremlino e Minsk. Marocco, nell'enclave spagnola di Melilla, circa 2.000 migranti si sono avvicinati, oltre 500 sono riusciti a entrare in un'area di controllo del confine dopo aver tagliato una recinzione con alcune cesoie. Sarebbero almeno 27 i migranti morti nella calca nel tentativo di entrare nella città spagnola circondata dal territorio del Marocco. Amministrative. Si torna alle urne domani 26 giugno per i ballottaggi delle elezioni. Sono 13 i capoluoghi di provincia interessati, tra questi Alessandria, Verona, Parma, Frosinone, Catanzaro e Barletta. Pandemia. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, le reinfezioni sono salite dell'8,4% in una settimana. Si torna a raccomandare la quarta dose booster per persone fragili e anziani. Un nuovo caso di femminicidio, stavolta a Rimini, donna uccisa con un mattarello, arrestato il marito di 47 anni. L'omicidio questa mattina nel quartiere Bellariva. A dare l'allarme sono stati i vicini che hanno sentito le urla. La vittima aveva 33 anni. È stato recuperato in buona salute dall'equipaggio dell'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco il bambino disperso dalla serata di ieri durante una escursione nel comune di Tambre, in località Sant'Anna, nel Bellunese. Incontro mondiale delle famiglie, oggi penultimo giorno. Alle 18.30 la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco sarà trasmessa su TV2000 in diretta da Piazza San Pietro. Il telegiornale non andrà in onda, appuntamento con informazione della TG2000 alle 20.30. Per ora è tutto, vi lascio alla programmazione della rete, grazie del vostro tempo e a più tardi.